Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana, curato dalla redazione di Italia 7. L'organo legislativo regionale è tornato a riunirsi in settimana, tra i temi trattati quello della sicurezza sul lavoro. Dopo la tragedia, la strage di Via Mariti a Firenze, il tema è stato riaffrontato in seguito ad una comunicazione della Giunta. Una comunicazione dell'assessore regionale Stefano Cioffo per porre la necessaria attenzione al tema della sicurezza sul lavoro in seguito al crollo di Via Mariti che ha portato alla morte di 5 operai. Da qui la necessità dell'informativa all'Aula sui controlli sulla sicurezza sul lavoro in Toscana. In seguito il dibattito con le riflessioni dei consiglieri di maggioranza e opposizione. La strada è lunga in Toscana, ma è lunga anche a livello nazionale. Nel 2017 è stato chiuso l'apparato gestionale dal punto di vista amministrativo regionale che gestiva tutto il tema della sicurezza sul lavoro ed è stato accorpato a tutto quello che oggi è il tema della sanità, il tema della gestione, diciamo, anche sulla sicurezza in tema sanitario. Quindi un unico una maxi struttura regionale su cui però ci sono dei dati allarmanti, perché pochissimi sono i dipendenti che occupano, diciamo, la posizione in tema di controlli, in tema di sicurezza. È un lavoro molto molto delicato e dopo un paio di anni all'interno di quella struttura tutti i dipendenti, una gran parte di loro, chiedono di essere trasferiti altrove. Sapere che il personale che è a disposizione per questa importantissima e delicatissima funzione è ai minimi termini e che il fatto delle banche dati che tra di loro non riescono a comunicare permetta anche pochi controlli documentali è allarmante. I cantieri in Toscana sono moltissimi, disparati, all'interno dei quali lavorano molte professionalità e l'unica proposta che secondo noi seria è arrivata dalla Regione è quella di introdurre la possibilità di accedere a cantieri per tramite dello strisciare il proprio tesserino sanitario in modo da poter identificare tutte le presenze dentro un cantiere e sapere se queste sono preparate anche alla sicurezza. Ma non è sufficiente. Occorre fare di più. Noi indichiamo alcuni aspetti che sono contenuti anche in quelle che il nostro segretario Fossi ha chiamato la carta di Firenze, vale a dire ridurre i subappalti, soprattutto o almeno in alcuni settori che sono più esposti, come quello dell'edilizia e della filiera agricola, aumentare i controlli, e per questo occorrono più ispettori, occorre maggiore personale sia per l'ispettorato del lavoro che è ministeriale, sia per quanto riguarda anche le persone dedicate da parte delle aziende sanitarie. Occorre una formazione per la cultura della sicurezza e della legalità. La Regione Toscana sicuramente ha a cuore la sicurezza dei lavoratori e da quanto si evince alla comunicazione dell'assessore Cioffo sicuramente non è un tema che passa in secondo piano all'attenzione di chi governa oggi la Regione. Stesso discorso vale per il governo nazionale. Il governo nazionale ha messo in piedi un aumento, ha assunto 800 nuovi ispettori per controllare e vigilare sui cantieri, sugli appalti, ha messo in programma un aumento del 40% dei controlli e aggiungo io tanti di questi controlli dovranno essere fatti anche sulla tipologia di contratti, non soltanto sui dispositivi di sicurezza usati o su come i cantieri lavorano. Servono meno leggi, ma serve maggiore verifica e puntualità e attuazione delle stesse, serve che le persone possano essere messe nelle condizioni di lavorare in maniera sicura e soprattutto che le nostre aziende sanitarie siano collaborative nei confronti degli imprenditori e nei confronti dei lavoratori. Serve magari maggiore comprensione, maggiore disponibilità, flessibilità, ma anche normative più semplici. Questo è l'invito che fa Italia Viva per fare in modo che il lavoro possa essere svolto in sicurezza e che nel contempo le imprese possano lavorare, ma allo stesso tempo le ASL possono essere dei soggetti che lavorano al fianco delle imprese insieme ai lavoratori, semplificando anche il quadro normativo. Sia quello che ha detto l'assessore, sia gli interventi di maggioranza e opposizione sono stati interventi del tutto condivisibili perché sono interventi politicamente corretti. Io però ho voluto far astrarre coloro che mi ascoltavano dalla loro opposizione di politici e di parlare da utenti. Perché?
vanno a comprare la maglietta made in Cina o made in India, dove la sicurezza dei luoghi di lavoro non è rispettata. Il piano di tutela delle acque della Toscana è stata l'occasione per un dibattito sulle competenze tra Consiglio ed Esecutivo, la Giunta stessa. Sul documento preliminare sul piano di tutela delle acque della Toscana, informativa della Giunta al Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 48 dello Statuto, all'ordine del giorno dei lavori d'Aula, il consigliere di Fratelli d'Italia, Alessandro Capecchi, insieme ai colleghi di gruppo Vittorio Fantozzi e Gabriele Veneri, aveva presentato una richiesta di pregiudiziale per richiamare al rispetto dello Statuto e al ruolo e alle competenze del Consiglio regionale. Il Consiglio ha respinto la pregiudiziale e conseguentemente l'assessora Monia Monni ha potuto presentare l'informativa all'Aula. L'informativa dell'assessore Moni è un'informativa generale che però non individua correttamente il rapporto fra il piano di tutela delle acque e il piano di gestione, che è l'atto sovraordinato che è di competenza dell'autorità di distretto. Di fatto quest'ultimo, il piano di gestione, è operativo, va di 6 anni in 6 anni, siamo già alla fine del secondo sessennio. In realtà la Regione Toscana dal 2005 non ha aggiornato il proprio piano di tutela delle acque e i risultati purtroppo si vedono: ci sono circa il 5% delle acque superficiali in condizioni molto critiche, il 22% di acque superficiali in condizioni assolutamente non sufficienti e altre in condizioni scarse. L'atto che ci viene proposto è un atto molto tecnico che ci pare, come spesso succede, sfugga un po' alcune invece impostazioni di ordine politico che non si trovano nel documento, e quindi questo è il primo elemento che ci è parso corretto rilevare. E facendo seguito a questo tipo di approccio abbiamo messo in evidenza in primo luogo quanto, soprattutto pensando all'acqua come tema centrale, come bene della vita costituzionalmente garantito, come riferimento ovviamente voluto anche da un referendum importante come quello del 2011, però è altrettanto vero che l'acqua, pensiamo ai fenomeni alluvionali, è un altrettanto tema da tenere sotto controllo sotto questo profilo. Dobbiamo lavorare per fare in modo che anche la Toscana abbia un piano di tutela delle acque molto moderno. Su questo abbiamo portato in discussione due proposte: da una parte la creazione di un maggior numero di invasi possibile, sia pubblici che privati. Una singola impresa agricola può essere titolare di un invaso privato a servizio di se stessa e non solo, anche sulla questione degli incendi, ma sull'approvvigionamento idrico e non solo, e sull'irrigazione. La stessa cosa deve fare il pubblico con i grandi invasi che mettono in sicurezza idraulica i territori, ma che diventano anche delle grandi elementi di riserva. E poi grandi progetti di dissalazione, è un tema di grande attualità, bisogna affrontarlo anche in Toscana. È un meccanismo che può favorire i processi di economia circolare. Serve un cambio di paradigma completo, così come ci è stato anche suggerito da vari enti e istituti che lavorano a quelli che sono i modelli pluviometrici e quelli che lavorano in tutti i campi che riguardano la risorsa acqua nel suo insieme. C'è da dire una cosa, che le perdite che derivano dagli acquedotti in alcune città specialmente ancora oggi sono enormi. C'è una riflessione che è ancora in corso sul fatto della pubblicizzazione dell'acqua, c'è il cuneo salino che è una grande risorsa per tutto il nostro ecosistema delle dune marine. In tutto questo la regione in questi anni bisogna dire che non si è attivata molto. Si tratta dell'avvio di un percorso così come altri, e questo sta a significare anche l'attivismo, l'attività della Giunta, nella fattispecie in questo frangente in particolar modo dell'assessora Monni, che sicuramente in questa legislatura ha davvero preso di petto tutta una serie di questioni per cercare anche di segnare, è stato detto anche questo nel dibattito, dei passi in avanti che possano davvero aiutare anche la Regione Toscana a segnare una nuova fase. Gli alloggi di edilizia residenziale e popolare, una legge proposta da un gruppo di minoranza, la Lega, è stata respinta in aula. Il Consiglio regionale ha respinto a maggioranza una proposta di legge d'iniziativa del gruppo consigliare della Lega, presentata dal primo firmatario, il consigliere Giovanni Galli, per modificare la legge regionale 5 del 2014 sull'alienazione degli immobili di edilizia residenziale pubblica, finalizzata alla razionalizzazione e valorizzazione del patrimonio. Si sono espressi contro la proposta di legge Partito Democratico, Italia Viva e Movimento 5 Stelle, a favore Lega e Fratelli d'Italia. È una proposta di legge che
pensavamo fosse di buon senso, nel senso dare l'opportunità agli inquilini, a coloro che in questo momento vivono nelle case popolari, la possibilità di poter riscattare, di poter avere e dare un messaggio di emancipazione, no, a queste famiglie che da tanti anni vivono all'interno di questo appartamento, che dove loro hanno costruito la loro famiglia, dove sono cresciuti i loro figli. Sono tutti appartamenti, tengo a precisare, che sono stati realizzati negli anni 70, 80, 90 all'incirca, hanno tutti bisogno di essere rimessi a posto, di essere ristrutturati, ma soprattutto di essere messi a norma, e questa era una possibilità per queste famiglie di poter riscattare e mettere a disposizione, appunto, dei comuni somme necessarie per poterne realizzare di nuovi. Mi sembra che questo non si vada assolutamente a depauperare un patrimonio, perché i soldi che vengono raccolti da queste vendite dopo vengono vincolati per la realizzazione di nuovi appartamenti. Sicuramente la strada non è quella di alienare il patrimonio ERP. Prima di tutto perché la vendita di una casa, ci vogliono 3 vendite per ricostruire un alloggio. Quindi se noi vendiamo riduciamo la possibilità per i cittadini poi di avere una risposta nell'ambito degli alloggi di edilizia popolare. Questa legge quindi va in quella direzione e noi l'abbiamo bocciata, e poi anche perché è anche inefficace, perché il piano regionale dell'alienazione prevede già in alcune condizioni, cioè negli alloggi misti, nei condomini misti, gli edifici sono in condizioni per cui costerebbe più riprenderli che ovviamente alienarli. In Toscana sono oltre 4.000 alloggi che sono alienabili. Di questi, per il vincolo, c'è un vincolo importante nella legislazione, è quello per cui non si possono vendere più di quanti sono gli alloggi che rientrano nel patrimonio, proprio per non depauperare il patrimonio ERP. La proposta di Fratelli d'Italia e la proposta che oggi abbiamo discusso in commissione del collega Galli prevede un altro modo per recuperare risorse, ovvero quello di incentivare il riscatto degli alloggi popolari. Non è che la Lega o Fratelli d'Italia vogliono introdurre il meccanismo del riscatto rispetto agli alloggi popolari. Il meccanismo del riscatto è già previsto. C'è un piano di alienazione di alloggi ERP che arriverà fra qualche settimana in consiglio, che prevede circa 4.770 alloggi in quel piano delle nazioni. Noi chiediamo di selezionare quegli alloggi tenendo conto delle esigenze di chi ci sta dentro, di colui che si chiama a riscattare, per poter, lo dico chiaramente, fare cassa. Perché se noi riuscissimo veramente, come parla la mia proposta di legge. Bisogna, a mio avviso, smettere di dire, come è capitato anche oggi in sala del Consiglio, che questi appartamenti possono essere venduti a 40-50 mila euro. Non è assolutamente vero, possono essere venduti al prezzo minimo di mercato, perché sennò 2 minuti dopo arriva la Corte dei Conti, e se una persona è in condizione di poter acquistare un appartamento a un prezzo di mercato lo può fare tranquillamente fuori da quello che sono gli appartamenti ERP. Sono anche dell'avviso che bisognerebbe rilanciare controlli, quindi bene invece ristrutturare, bene fare un piano di nuove costruzioni di appartamenti ERP. L'Italia è uno degli ultimi paesi per patrimonio ERP in Europa. Se noi tutti quei soldi che utilizzeremo dalle alienazioni meno ingessate, questa possibilità di alienare le case meno ingessata, le reinvestiamo nella ristrutturazione di quelle esistenti, nell'acquisto di quelle di quelle che potremmo mettere in commercio, avremo innanzitutto un patrimonio più produttivo. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. L'informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.